Eccolo Steve Alamai, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzino nel canale, un altro bevi insieme. Allora, felici per la vittoria, perché è la quarta consecutiva, non prendiamo gol, 2-0, Perin sontuoso, deve giocare sempre, però ovviamente una brutta Juventus, come al solito improponibile, indecorosa, che si è fatta schiacciare a livello di statistiche, a livello di possesso palla, precisione dei passaggi, tiri in porta dallo Spezia senza allenatore, e con Marchetti che è dovuto subentrare come terzo portiere a salvare la causa, e quindi non ho nient'altro da aggiungere, perché ormai le abbiamo dette tutte le cose, cioè abbiamo un anti-allenatore che mette in campo i soldatini, sbaglia formazioni, poi butta i palloncini, cioè che sarebbero i giocatori in campo alla rinfusa, così in base al colore, rosa, giallo, arancione, fate quello che dovete fare, poi se vince bene va in conferenza a fare il fenomeno, il fanfarone, però di sostanza non c'è niente. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community, lo Steve Alamai vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Ovviamente la voglio mettere anche su ridere questa partita, perché il nipote di Allegri, appena nato, è stato contentissimo perché il suo nonnino è riuscito a fare più di un gol allo Spezia, quindi ovviamente girano anche nel web le foto del nipotino tutto sorpreso che vide 2-0 alla fine. Ovviamente un altro di quei tifosi da televideo, no? Che accende, ah ecco il risultato finale, a posto. Scherzi a parte, la Juventus vince, ma non legittima questa vittoria con la prestazione e anche con i gol, con le occasioni create, perché se andiamo a vedere i punti, lo Spezia ha fatto più di noi. E basta andare a vedere appunto quello che è successo. Allora, Danilo da due passi di testa mette alto, mette fuori, su un cross di Paredes, molto molto velenoso, a tu per tu col portiere, schiaccia praticamente il collo e da lì veramente un attaccante secondo me avrebbe fatto gol. E questa è stata un'occasione che però non può essere considerata tiro in porta, purtroppo. Poi, Paredes per Kostic, in un'azione lentissima, ok, che parte da centrocampo, Paredes ai due allora la dà a Kostic che praticamente da casa sua fa il cross e Ken di controbalzo me la mette dentro, la prende male, il portiere viene comunque indirizzato nel lato sbagliato, all'ultimo si accorge che la palla va sul secondo palo e non è abbastanza agile per arrivarci. E lì volevo fare una battuta, ho fatto ridere anche mia moglie stamattina, mi ha ricordato i tempi d'oro di quando in campagna ci inventavamo, non so, una porta fatta con due stecche di alberi e giocavamo con l'infradito, no? Mi sembra vedere una palla alta tedesca, Ken che la ciabatta la prende con la parte di plastica dura della ciabatta e la palla va in porta, tipo un gol di quel tipo lì, comunque cercato perché Ken voleva tirare in porta, ma un gol anche abbastanza fortunoso. Poi, cioè dopo è entrato in cattedra anche Perin, che vabbè, fa una parata abbastanza facile su Shomurodov e la blocca, ed era difficile per un motivo, perché prima di bloccarla è arrivato in scivolata un attaccante dello Spezia che poteva in qualche modo intercettarla e fargli gol prima di prenderla in mano, quindi comunque è stato agile e veloce nel capire. Poi, sinistro di Verde in giravolta cadendo, quello era abbastanza facile perché si è disteso sulla sua destra e l'ha bloccata. Poi Danilo per Di Maria e questo è il gol, Danilo la passa a Di Maria che tira da fuori a incrociare, un tiro non potente ma precisissimo nell'angolino, e secondo me lì Marchetti obiettivamente si è buttato tardi perché non era difficile da prendere, è un portiere comunque che gioca tutte le domeniche, un primo portiere secondo me la deviava, addirittura alcuni portieri abbastanza agili l'avrebbero anche bloccata, però vabbè, questi comunque sono dettagli. Poi ecco l'occasione di Gyasi, non dimentichiamola, in girata rasoterra, con un tiro forte, parato da Perin che fa un miracolo con la mano di richiamo e riesce a sventare questo grande pericolo per la nostra porta, e lì comunque si poteva riaprire la partita. Poi c'è stato un tiro di Kostic altissimo, proprio da casa sua, anche lì alla Sperendio in alleggerimento, senza un'azione veramente orchestrata. E poi abbiamo un altro miracolo di Perin sul colpo di testa a giro di Nicolau, su un traversone proveniente appunto dalla sinistra di Perin, gira di testa Nicolau che appunto mette in difficoltà Perin che si distende sul suo lato e riesce a sventare un altro pericolo per la nostra porta, che ovviamente aveva già su 2-0, avrebbero accorciato, però sapete quelle partite lì al picco con lo stadio che ti invece contro e ti urla addosso non è facile da portare a casa, quindi Perin sontuoso, bisogna avere un portiere come lui. Szczęsny ci avrebbe fatto prendere minimo due gol ieri sera. Detto questo, ecco, l'altra occasione è stata quella di Di Maria, ma un tiro lentissimo a giro da 25 metri
che appunto Marchetti lo avrebbe tranquillamente parato, bloccato a terra, ma è finita fuori. Quindi queste sono un po' le occasioni che abbiamo avuto ieri, molto molto scarne. Tra l'altro tre tiri in porta totali, come abbiamo detto, il gol di Ken, il gol di Di Maria e il tiro di Fagioli, che secondo me sta un po' peggiorando nelle sue prestazioni, e mi dispiace per il ragazzo perché aveva cominciato molto bene quando era allenato dall'Under 23, poi è arrivato Allegri e lo sta rovinando, purtroppo questo va detto. Lo Spezia ha fatto 7 tiri in porta, più del doppio di noi, ha fatto una precisione nei passaggi di 86% contro il 78% nostro, mi sembra di ricordare, 84-79%, comunque superiore, più passaggi fatti, più dominio del possesso palla, circa 59% contro 41%, tiri totali maggiori rispetto a noi, ok? Cioè una partita bugiarda, perché se tu la guardi, ok, e la segui tutti i 90 minuti, capisci che è stata una vittoria casuale, casuale. E spero, e non mi voglio sbagliare, che ritorneremo di nuovo a arrabbiarci per delle sconfitte con le stesse prestazioni, ma con delle sconfitte invece che delle vittorie. Perché il filo tra una vincere e perdere è sottilissimo. Lo diceva anche Allegri ridendo, ma adesso c'è poco da ridere, che tra vincere e perdere ci passa un filo sottile, sottile, largo come un capello. Sì, da un lato è anche vero, ma attenzione, un conto è allenare la squadra e dargli un gioco e un'anima, e un conto vincere per puro caso, a capocchia di cane. Queste sono due cose molto diverse, ok? O alla spera in Dio, come dico sempre, e faccio ridere la community. Però, ragazzi, allora, da qui in poi, io non so se Allegri veramente ha tirato i remi in barca sull'1-0, come fa sempre, anche per dare fiato a quei giocatori che ci serviranno per Nantes, perché è una partita fondamentale. Ci servirà il miglior Vlahovic, il miglior Di Maria, il miglior Chiesa, ok? Il miglior Paredes, che non sta facendo bene per niente, sta veramente distruggendo le aspettative. Il miglior Locatelli, che continua a macinare il gioco ma non dare il massimo. Il miglior Kostic, che anche ieri, a parte il traversone, non ha brillato. E poi ovviamente Cuadrado è un giocatore anonimo, che per me non può dare più quasi nulla alla Juve, così come De Sciglio. Non me ne vogliono i sostenitori di De Sciglio e il suo cocchino Allegri, ma De Sciglio non è un giocatore di prima fascia che ti possa far vincere dei trofei. È un giocatore da subentrare a risultato acquisito sul 2-3-0, da un giocatore che al 70° ti può tenere l'equilibrio alla barca se stai già facendo comunque una discreta partita, ma non può fare il titolare fisso di una squadra come la Juventus. Lo può fare nella Juventus se è una squadra al quarto posto, se è una squadra che non ha traguardi e trofei da raggiungere, questo sicuro. Ecco, poi devo spezzare una lancia a favore di Rugani, che comunque, a parte il lancio alla Bonucci all'inizio della partita, la spera in Dio, ha fatto benino, quindi bisogna veramente fargli i complimenti da sufficienza piena, così come Danilo e Alessandro, che non hanno sfigurato, ovviamente non puoi dargli un'insufficienza. Perin 7, te lo meriti, perché hai fatto una partita veramente eccezionale. E secondo me, se Allegri comincia ad aprire quegli occhi che ha e vede che sei più forte di Szczęsny, soprattutto nell'amministrazione della difesa, avete visto come anche i tiri che arrivano non sono tiri pericolosissimi, ok? A parte le due parate che ha dovuto fare, ma lì perché ci eravamo già stancati noi, avevamo già vinto la partita nella nostra testa e ci siamo un attimo sfibrati. Ma se andate a vedere i tiri che prende Szczęsny, sono sempre da più vicino e molto più insidiosi di quelli di Perin, perché Perin riesce sempre comunque a registrare la difesa, a equilibrarla nel reparto e a fare in modo che ci siano, diciamo, che ci sia questo effetto pieno, ok? In modo tale che gli attaccanti facciano fatica a tirare pulito, ok? Fanno sempre tiri cadendo, provando un tiro in particolare, anche difficile, magari senza pensare di far gol. Basta vedere i tiri dello Spezia, invece con la Cremonese, pali, Lecce, dei pali, con l'Atalanta mi ha preso il suon di gol, anche una papera sua. Cioè basta guardare le partite, se sei un allenatore come Allegri che prende 7,5 milioni più bonus, per accorgersi di questi dettagli, ok? E per dire, anche Ken lo puoi far giocare, ma deve giocare titolare, ed è giusto che l'hai fatto giocare titolare oggi, deve partire dall'inizio, anche ricordandoti che aveva fatto bene con lo Spezia l'anno scorso. Quindi alcune scelte sono giuste, ma altre non le reputo all'altezza, ok? Però ecco, piano piano arriveremo anche in quello. Speriamo che con Nantes non ci ritroveremo a giocare per l'1-0, perché ci fanno un mazzo così, ok? Ci aprono in due, ricordandoci anche che loro recupereranno tre infortunati, tra cui l'attaccante principale di riferimento, che purtroppo, ripeto, per quel lutto che ha avuto non ha potuto giocare. Quindi occhio alla penna, perché col Maccabi avevamo vinto 3-1
giocando malissimo e con un Di Maria sugli scudi, un Rabiot sugli scudi, al ritorno ci hanno fatto una testa grande come una casa. Quindi occhio, perché il Maccabi è più scarso del Nantes e il Nantes è superiore allo Spezia. Occhio veramente alla pena, lo ripeto più volte. Ditemi cosa ne pensate del video, ragazzi, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e Danila. Vi ricordo per chiudere anche che chi volesse iscriversi al canale non l'ha ancora fatto, lo faccia. Ciao ragazzi.